Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Dying Light 2. Andiamo un attimo a proseguire la quest del disertore, che tra l'altro non è nemmeno la quest principale. Quindi dobbiamo trovare Steve e Andy. Guarda qua, lì dentro c'è un coso giallo. Come ci entriamo lì dentro? Qui dobbiamo girare. Sicuramente questa è l'area di ricerca, dobbiamo andare qui a destra. No, questa porta non si apre. Questa porta. Poi bisogna rigirare a destra, sicuramente. E questo è Frank. Diario di Frank. Frank, ci siamo rubati il tuo diario. Tu sei sempre alla radio, non ti preoccupare. Eccoli là. Andiamo a parlare con i due tizi. Peter? Is that you? Hello, Pilgrim. This is my son. Oh yeah, this is Aiden. I think we met when your dad was sick. How's it going, Oya? Get lost. Oh yeah. Sorry about that. He's having a hard time. A lot's changed for us. Hey, son è morto Aiden. You see, Patricia and I have separated. And once I've recovered, the first thing I wanted to do was get that motherfucker. Sorry, kid, cover your ears. You mean that motherfucking waltz? You've cursed like that 100 times in front of me. Yeah, him. Patricia had asked me not to. But I wanted revenge on Waltz for killing my men, for killing Lucas. And him escaping punishment, you know? Is it riuscito? Did you get him? No. Yeah. Perché sennò lo faceva al posto nostro. Patricia pleaded with me. When I returned home after a few days, I found it empty. Patricia had moved out and taken the boys with her. Most of their things were gone. All I found was a letter. Just a few words, really. Apparently, while I was stationed in Old Villador, Patricia had made contact with her ex-husband. I've no idea what she saw in a stuffy old teacher. He's only our teacher. Jeez, Dad. Oh, yeah. Look, I know you're only trying to protect your mother. Although, to be fair, they aren't living together. I don't know what's going on. Mum left because she was tired of it all. She'd had enough. Yeah, that's true. More than enough, I suppose. Uncertainty, fear for me. Wondering whether I come back alive. But now I've only got one goal. To get my family back. So cosa provi? I know how you feel. Sometimes in our rush toward our goals, we forget about the people around us. You've been running around looking for someone this whole time, haven't you? Yes, my sister. Waltz may know something about her. I hope you don't lose yourself. Like I have. Patricia won't talk to me. Oh yeah? Well, you can see for yourself. Only my youngest gives me the time of day. Ovidio. I'm teaching him how to handle weapons. But being with them makes me stronger. I won't take any more of your time. I wish you the best, Ader. Wait. Remember Lazarus? It's a solid weapon. And it's unlikely to be of any use to me anymore. I was supposed to kill Waltz with it. You do it for me. You can bet I will. Bye, Oyer. Get lost. Oh, c'è dato Lazzaro, visto? Però questa è una cosa brutta, vedi? Perché c'è dato Lazzaro. Ah, è un guanto Lazzaro, forse. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse è un oggetto da collezione. Aspetta un secondo. Oh, damn it, I forgot. Comunque non siamo più dentro l'area di ricerca. O forse è un accessorio? Non è un accessorio. Ah, è un'arma. Questo è brutto, vedi, perché a parte che è di livello 4, però perde di durevolezza e poi... Gli oggetti unici avrebbero dovuti fare
indistruttibili forse. Magari non lo facciamo di livello 5. Allora, carichiamo un poco sta roba, va. Applica. Ups. Qual era? Era questo. Questo è ancora di livello 3 purtroppo. Carichiamo pure questo. Questo però è a due mani. Quella là blu buttiamola, perché oramai non serve più. Mettiamoci questo. Qua ci mettiamo questa. E io direi di caricare anche questa. No, non la carichiamo questa, perché per adesso non la usiamo. Usiamo questo qua. È quella più forte. Sto bloccato il gioco. No, sto pensando. Sono queste due, quindi dobbiamo usare quelle di livello 4. Perfetto. Fine, ok. L'unica cosa è che adesso non siamo più dentro l'area di ricerca. Adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate, quando andiamo qua dentro, il gioco ci aveva detto che stavamo dentro l'area di ricerca. Però quello là è verde. So, this card belonged to you? Well, it sure does. Where'd you find it? How may I serve you? Well, you can serve me by telling me what you know of Bart and Andy. Never heard of them. Even if I had, I take client confidentiality very seriously. And I take finding them very seriously. How seriously? Stop fucking with me. Minaccio con i PK. Unless you want the PKs to know you're hiding their fugitive. Are you out of your fucking mind? I ain't hiding no one! So what? You'll have to explain yourself to him. So talk. Fine! Your Bobsy twins hired me to make sure they and their kid got to the colonel safely. Paid well, easy job, really. But we ran into a peacekeeper patrol along the way. Nasty bunch. Ugh. Your boys freaked the hell out, worried about the kid, and had me leave them right then and there. I mean, what do I care? They paid up front. All right then, tell me where you left them. Okay, there's an old coffee shop not far from here, by the off-ramp from the E12. By a metro stop. You can figure it out from there. Dove sta il vecchio bar però? Vediamo un secondo, sta qui. Ragazzi, andiamo un attimo alla metro. No, aspetta, teletrasporto. E quello lì non sta più sul percorso dove dobbiamo andare, quindi seguiamo la quest principale. Prendiamo un attimo questa cosa qui. Canotta di livello 5, forma di immunità e kit di pronto soccorso. Sicuramente conviene venire sempre qua. Però adesso ci abbiamo questo quest qui. Vediamo dove dobbiamo andare. Qui che cosa c'è? Ah, non è tanto lontano, eh. E conviene andare, credo. Qui che cosa teniamo? Andiamo a fare questa. La porta qui per uscire. Prendiamo la torcia. No, l'inseguimento no. Ma perché non corriamo? Kyra, I'm near the GRE lab. Where do I look for the bodies? You'll learn everything from the recording. I can't listen to it. No, ragazzi, così non possiamo fare perché moriamo. The exit downstairs is jammed, so we're gonna try and find a way out of the top.
Questa quest qua non la facciamo, è troppo lunga. Andiamo là un attimo. Oh, guarda là, escono anche da dentro. Ah, scusa, qua non ci sono le cose della lampada UV. Sì. E mo? Ok. Lo vogliamo fare. Qua dentro ci sono quattro inibitori. Questa qui che missione è? No, non lo sappiamo. Ah, però possiamo andarci un secondo. Secondo me è una missione storia. Quindi? I'm dying to hear what the other... What do you think? Oh, yeah? Now it's just boring cards. See that group of... They had a parkour course between them. There was this cheeky guy named... Let me guess. You... Hey! Believe it or not, some of these... Hey, fellas! Get your... If you feel... È una sfida, non la facciamo. L'unica cosa che facciamo... Andiamo da questo e compriamo due risorse. Sicuramente. Ci compra tutto. In realtà non lo compriamo sempre tutto, perché non, la cosa più brutta è che c'hai le armi, non le puoi upgradare perché non c'è le risorse. Ok. Andiamo qua. Ok. Usiamo quell'altra. Qual era l'ash? Questa. Ma queste pure sono tale quale, come la metropolitana. Andiamo un attimo. Sì, saranno uguali. Adesso facciamo un attimo, tanto già più o meno sappiamo com'è il fatto, no? Questo qui l'apriamo perché non si può aprire dall'altra parte. Questi sono quattro inibitori che sono buoni, credo. E per qualche motivo da qui non si può entrare, quindi scendiamo più giù. Allora, ricordiamoci che bisogna seguire i cavi della corrente. Apriamo qua. Li facciamo direttamente i zombie. Proprio perché li one shottiamo. Poi magari passiamo dopo per prendere... Sì. Chiusa dall'interno. Quindi non sono proprio... Finite il bonus notte, ragazzi. Ok.
Dobbiamo uscire perché qua ci abbiamo visto l'altra volta. È molto più difficile. E questi non ci danno niente. Ah, c'è uno zombo a sinistra. Ci dovrebbe essere anche un cristallo, no? No, forse non ce ne stanno. Però qua c'è un... Si apre solo da... Ok, uno l'abbiamo trovato. Il problema è che ci dobbiamo venire un attimo durante la notte, quindi dobbiamo vedere innanzitutto come dobbiamo fare uscire. Allora, si esce da qua. E poi ci dobbiamo andare, dobbiamo ritornare un attimo indietro. Perché guardate, qua si è riempito di zombie. Dobbiamo andare in un posto dove il rifugio più vicino da qua dietro di noi in alto. No, mica moriamo. Ma mica qua sotto il rifugio più vicino. Sì, è qua sotto il rifugio più vicino. No, non è qua sotto il rifugio più vicino, sta là. Forza. Sì, però sta sotto terra. Dobbiamo trovare un altro rifugio. Teletrasportiamoci qua e aspettiamo la notte. E se stiamo più veloci. Vediamo se ci ridà l'energia. Ma teoricamente, cioè, dovrebbe ridare. Questo non ce lo fa aprire più, naturalmente. Ok, andiamo. No, non possiamo. No, no, possiamo saltare. Non ci fa correre. Prendiamo la torcia. Vai, gioco. Come abbiamo fatto a salire là sopra? Ah, abbiamo utilizzato il parapendio. Aspetta, se no si può andare da questa parte. Ma come l'inseguimento è incominciato?
vediamo se possiamo salire da qua con F. Ok. Di là. Che è questa anomalia del GRE? Oh, attenzione! Dove sta? L'ho fatto, no? Ma il tizio è quello grosso? È questo? No. Questo è il tizio grosso, forse si è saltato da qualche parte prima di prendere l'ultimo colpo. Questa sembra un'attività secondaria, però ci ho dato i due inibitori e i pantaloni primitivi. Che pure è buono. Non c'è nient'altro? Nemmeno un coso giallo. Ok, vediamo un attimo l'abilità. Prendiamo un po' di vita. Tanto siamo arrivati a 400 di questo coso qui. Dobbiamo sempre risalire da sopra. Questa quest che stiamo facendo è quella del muro del valore. Però dobbiamo salire sempre sopra al... Ma va va. No, non è da qua. Allora si sale qui sopra. Passiamo qua. Ma qua. Poi qua. E poi si sale qua sopra. Si va più su. Poi da qua saliamo da qua sopra, credo. Adesso credo che dovremmo essere arrivati. Ok, solo che dobbiamo rifare tutto da capo. Bisogna stare attenti quando si fanno queste cose. Però perlomeno ci ha dato le porte aperte, va. Questa pure è aperta, no. Però questa l'avevamo aperta, quella a questo piano qua. Sono ragionevolmente certo. Dentro l'area di ricerca.
E i zombie ci saranno ancora. L'unica cosa strana è che c'è ancora quella cosa gialla, vedete lì. Così qua, quando torniamo, ci prendiamo la roba per terra. Così poi dopo facciamo anche l'aggiornamento a un sacco di roba. Che cazzo, da qualche trofeo ce lo devono dare queste cose, no? Allora, questo qua si deve scassinare. Qui abbiamo fatto semplicemente il giro. E qua è il giro che abbiamo fatto prima. Visto che ci stava il cristallo, l'avevo detto. Chissà perché prima non l'abbiamo visto. Ok. E qui piastrine. Non ne vedo. Questa cosa qua non so piastrine. Non penso nemmeno che ci stanno qua dentro. Ma pure perché ci devono stare ben 9 piastrine. Comunque dobbiamo seguire il tubo per terra, che è questo qua. Quindi da qua non si va. Si va da qua. Questo è il tubo. Mi sa che stiamo tornando indietro. Siamo tornati indietro. Però ci sono queste cose qua che adesso non dobbiamo più cercare gli zombie. Perché i zombie scompaiono e lasciano i sacchetti. Non danno niente però. Questo zombie da dove è uscito? Ma l'uscita sta... Ma va, va! Un piccolo problema c'è però. E il problema è che... da là non si passa. Dobbiamo fare il giro da qualche parte. E le piastrine? Non credo che le piastrine stiano tipo qua dentro. Secondo me stanno... Dobbiamo cercare di trovare i corpi, però... Un corpo dovrebbe avere una piastrina. Allora, poi dobbiamo prendere le formule immunità. Ne abbiamo 43, quindi... Le sono tutte quante. Non so più strino questo. Oh, guarda quante roba ci sta. Forse incominciamo a trovare qua le piastrine. E qua c'è anche un passaggio. Ah, perché ci permetteva di arrivare qua velocemente, ok.
chiusa all'interno. Pure ci siamo entrati già. Ok, adesso le lenti di ingrandimento stanno qui. A meno che non stanno sugli zombie, ma non credo. Seguiamo questa traccia, eh. Ricordiamoci che dopo ci dobbiamo curare. Comunque, questa qui è la traccia. No, questo è formula immunità. Sorry. I gotta take this. Ah, ok, sono tre piastrine, una per ogni corpo, ma va, va. Ok. Allora, ma dobbiamo vedere... Aspetta, qua. Qua credo che non ci sarà più niente, no? Ok. Ci curiamo? Sì, curiamoci. Quindi dobbiamo trovare altri due inibitori e altre due piastrine. Qua non è. Ma come fa? Ah, stavamo qui, no? Sì, sì. Da qui siamo entrati. Perfetto. Dobbiamo seguire il tubo. Questo sarà l'ultimo piano, ragazzi. Sono ragionevolmente certo. Perché l'altra volta qua stava pure un tizio robusto. Molto robusto. Cerchiamo di morire. Soccorso militare. E qua dentro non ci dovrebbe stare. Ci dovrebbe stare anche il cristallo. Eccolo qua. 50 secondi ce la facciamo. Nucleo di cristallo verde. Questo mi sa che è la prima volta che lo prendiamo verde. Usiamo un'altra formula qua. E dobbiamo scendere giù. Andiamo da qua.
Proviamo questa la mossa rotante. Ci sono ancora un sacco di zombie. Un sacco di volte comunque è meglio se andiamo noi, perché se perché almeno se ci muoviamo i zombie sono più lenti, no? E quindi siamo noi che facciamo l'aggressione, non sono loro che ci vengono da dietro. Ok, aspetta, qua ci stanno chiuso dall'interno, scassiniamo medio. Abbiamo preso tutti e quattro. Ah, perché qua ce ne stavano due. Ok. Però dobbiamo a un livello 9, va. Questa è l'uscita. Qua non ci riusciamo a entrare qua dentro. Là c'è una lente di ingrandimento. Andiamo. Ok. Ne manca solamente uno. Guarda che qua lente di ingrandimento non ne vedo più. Sarà a un altro piano forse. Aspetta, ma qua si fa il giro? Sì. Questi trofei non ne danno. Aspetta. Allora, qui non ci sono lenti di ingrandimento, no? Lì dentro ci siamo andati. Sì, ci siamo andati lì dentro. E abbiamo preso anche il cristallo verde. Quindi in questo piano qua probabilmente il tizio non ci sta. Piano di sopra abbiamo dentro l'area di ricerca. Ah, eccolo qua. You were one tough son of a gun, weren't you? Ok, dobbiamo ritornare da Cira, che Cira sta qua. Qua invece non ci sta niente. Qui non abbiamo preso. Qua abbiamo detto che forse ci fa una missione secondaria. Cerchiamo Bart qua vicino. Andiamo da questa stazione qua. Da Cira poi ci andiamo. Perché anche il disertore la dobbiamo portare lì. Nelle altre cose. Quindi è inutile andarci adesso. L'uscita di qua. Tra pochi minuti è anche notte, quindi è anche giorno di nuovo, quindi utilizziamo questo coso qui per salire. Vai. Uh-huh.
Escono da qua. Da qua non ci sta. Possibile che qui non c'è niente. Esploro la zona del bar. Siamo anche dentro la ricerca, però non ci dà Q come al solito. Oh, queste cose qui sono buone, ragazzi, perché vi dà i cosi elettrici. I componenti elettrici elettronici sono ottimi. It'll be no fun to kill me. Signs of a fight. Recent too. Very recent. The weapon broke. Looks familiar. Non me la ricordo questa arma, ragazzi. Scusa, che cosa? Però non siamo più dentro l'area di ricerca. Ah no, no, ci sono le tracce, ragazzi, vedete? Nearby. Based on this, they gotta be. Ma ora non capisco se stanno qua dentro. Adesso ci ha dato. Ci ha detto che dobbiamo salire là sopra. Come facciamo a salire là sopra? Perché questo ci ha dato il trofeo? Forse dobbiamo andare di qua? Bart dovrebbe stare qua dentro, no? Che dite? Message 1 received July 16th, 2022 at 10:52 PM. Marcelo, this is François. Why aren't you picking up? We need to finish my movie. We are so close to the final shot. Is my life's work, and no lockdown, your stupid pandemic should stop me. Not only is Maria. Comunque, qui c'erano le tracce di sangue. Decide di essere uno spirito di sopravvivenza. Potremmo anche sapere dove andare, probabilmente siamo là sotto. Who the hell are you and what do you want? Bart. Whoa, calm down. I'm just here to talk. You look familiar.
You Bart? Yeah. You're Aiden. DeMeyer sent you. Yeah, she told me to find you and get back what you stole. But I talked to Stach and more than a few others about you. Maybe think there's more to this situation than meets the eye. Meyer tried, but she couldn't help. I couldn't take it anymore. Day after day. Will you two keep it down? Liam's asleep in the next room. But whatever your personal issues are, desertion and theft are serious. She plans to send her men for you. She'll get a lot of volunteers for the search team. I'll be executed on the spot if they find me. Probably why she sent you. Give me a running start. So, you did steal the map. It isn't a map, per se, but tells the location of some secret PK's stash. Weapons, I bet. It's all I can think of to offer in exchange for the Colonel granting safe haven to the three of us. I see. Like hell. People like you never do. You never see. Andy, stay out of this. It's too late for that. You know it. Fuck this map or stash or whatever the fuck it is. The PK are the monsters here. Surely you understand. You'd have taken this from me by now if you didn't. Is that what you think? I do. If you go back to Meyer and tell her you've killed us, I'll give you the coded message. And my dog tags. Do this. Please. Just let us be. I sympathize. But desertion and theft are serious crimes, and I have a job to do. Please. This isn't desertion. This is survival. Not just for me, but Andy and Liam as well. Won't you please just help us? None of you deserve this. Least of all, Liam. I'll help you. Oh, thank God. Andy, give Aiden the message and my dog tags. It's okay. If you say so. I had planned on going to the ship's library and finding a book or two that could help me decipher it. But things went south real quick. I didn't have time to check. Maybe I'll check. I'm curious what this is all about. Just don't get caught, or you'll be right behind us. Assuming you don't get caught, you'll never see us again. You're better off not going to the Colonel anyway. You know they call him the Butcher, right? We don't have a choice. What do we do? We'll stay here for now, till we figure out what to do next. Yeah, I wouldn't recommend that. If I could find you here, others could just as easily. You should keep moving. You're right. We gotta keep a low profile in any case. But at least we're alive, and we'll be together. I wish you all luck. Take care. Looks like we got a real party going on here. You're Clint's man, I gather. Yep. He weren't kidding. You're a real bloodhound to track down like you did. Bart, stai dietro, non ti preoccupare, mo. Ci pensiamo noi, già l'ho detto io, Aiden. Well, look who we have here. So you killed our boss, huh? There's no hard feelings. That just means we get a bigger piece of the bounty pie. It'll certainly be a bigger share with you out of the picture. You gonna walk away, or have we gotta convince you? Violent. Combatti, combatti. Think you can back that up? Oh, we're gonna back it up, all right. Kill him! Give me a shot. Hey! You're in! I'm gonna kill you. Nothing like dope. Ma non credo che muoiano tutti e tre. Ragazzi, non vi siete portati manco un po' di... Niente appresso. Abbiamo finito, no? Via. You're safe. They can't hurt you now. If only that was the last of our worries. Don't talk like that. We're alive, thanks to Aiden. I suppose.
One step at a time. Let's get packing, Lee. Good idea. Vediamo se per caso c'è qualche porte curative. Oh, Andy è di livello 6. Questo è un altro di signoria. Kit di soccorso militare. Ce ne possiamo andare. Credo che dobbiamo tornare alla nave, no? Sì, adesso abbiamo due missioni da riconsegnare. Esatto. Quindi ne vale la pena. E poi andiamo a fare la missione principale. Myers, dove sta il come si chiama? Il piano principale. Quell'altra là invece non mi ricordo dove sta. Ah no, sta sempre dove sta il piano principale. Myers sta qua dietro, no? You're back. And your boy Clint was a real charmer. Look, I had to double down on. I did. And è morto. This is dog tags. But Aiden, you weren't. He attacked me. I see. Tieni la mappa, no. Vaffanculo. Fuck. Well, from what I can tell, he realized the whole point had been to keep the boys safe. Damn it. Not knowing. If it'll make you feel any better, you can send a team to work. Building not far from the freeway. That'll help. Won't stop. Sounds rough. Forget about it. Just get out of here. Okay, then. No, ma scusami, ma non ci ho dato. Caccia al tesoro. Perché dobbiamo andare alla libreria, no? Ma oltre ad andare alla libreria. Qua non possiamo saltare. Dobbiamo completare un attimo questa quest qua. Tizia. Hey, Kyra. So. Trovate i bestiali. Questo, no? I found the dog tags of Sierra. Thank you, Pip. Do you have the other dog tags? Sapevano? Sierra certainly. I remember how we laughed at Sierra, but he never cared for climbing. As for little Ron, who knows? Yeah. I've been running around a little, but here it is. Thank you on behalf of her husband. Do you have the other dog tag? Bartez saved Chris. Yes. Bartez was one of many, but one of the few that could. I'm still looking. Ci sono ancora delle altre piastrine che non abbiamo preso. Comunque, andiamo a decifrare questa cosa qua. Dobbiamo fare il giro in libreria. Tra l'altro c'è pure il tizio, l'amico nostro, in libreria, no? Forse c'è una mano. Hey Albert, I got a question for you. You know I appreciate a curious mind, my boy. Ask away. Do you have any books on ciphers? Oh, a pioneered brilliant man. Chemical castration. Questo ci, of course, ci chiede di andarla a trovare. From what I can see, this book on the and I have another two volumes on co. Alright, thanks Albert. Ok. Leggi il libro, dove sta? Eccolo qua. Ah, questo già l'abbiamo letto. Questo qui lo so esattamente come funziona questo coso. Per leggere le cose bisogna arrovigliare quel coso attorno a questo pezzo di legno di un diametro prestabilito in modo da poter allineare le lettere. Mm-hmm.
Ah, qui c'è un'altra lettera. Scusi, qual è? Sono sempre 5 cifre e poi dipende dove stanno le B. E le B stanno messe in sistema, con un sistema binario. Non è una grande invenzione. Ma questo poi sarà anche scritto in inglese. Però perché sono 5? Ci vuole la penna, ragazzi, qua. M. Quando prendiamo la penna. Quindi la prima lettera A B B M. Poi B A B B e U oppure V, poi 3 A e B B e D, sempre 3 A di D e sempre D, poi babba e Y, Moody A A B B A, poi G R. Il problema è che questo qua poi lo dobbiamo andare a trovare noi. A B B A B O Moody Grove sicuramente. B A A B B B A A B B A B B A A. N A A A B B E D. Poi B A A A A B. Che roba è? S. Moody Grounds. E si continua così. Detto tutto ciò, ragazzi, non lo facciamo. Pure perché questo coso qui, che da queste caccia al tesoro dobbiamo andare a un posto che si chiama Moody Grounds, no? Che sta qua dentro, e poi ci dirà probabilmente l'altro coso. Non lo facciamo. Allora dobbiamo andare qua, abbiamo sbagliato che ci siamo teletrasportati. Questa qui è la metro, però solo dalla metro ci possono teletrasportare. Andiamo qua. E poi tra l'altro andiamo. Andiamo ancora più avanti. A horror night
possibile che qui dentro non c'è nessuno, ma... Looking sharp, Aiden. Che fa questo? Andiamo avanti. Un paio di zombie. Dobbiamo andare ancora più avanti. Credo ci siamo. Oh, attenzione, ci aspettavano. C'è anche uno abbastanza doppio. See, Walt was right. These fuckers were eavesdropping on us. First him, then we'll get that GRE employee from the old Villador. And the boss will be over the moon. Where's Walt? Walt? We don't need Walt to deal with you. Oh, good old Frank. So naive. Warning people. Talking way too much. Got him! Non ce la rischiamo, ragazzi. Perché l'ultima cosa che voglio. Ah, stanno ancora tra gente. Ok, venga, sono morto. Come ci trasformiamo? Forse quando ci scontreremo con Wolves pure ci trasformiamo. Frank. Aiden. You all right? I think so. Yeah. Wolves wasn't here. And they know we're eavesdropping on them. I know. You know? Someone tried to tip me off. But the warning came too late. Are you sure you're okay? Yeah, my infection just flared up. The Renegades were talking about some GRE doctor from the bazaar. Waltz is looking for him, too. Former GRE and old Villador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon. He wants to meet with you. Hakon, l'abbiamo ucciso. Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. He's got the goods on Waltz. And hell,
And maybe you know something about Luan, too. Why do you think he knows anything about Luan? First of all, but also, you see, the last time she went off radar like this. So, if she's not answering now... What do you mean? I'm afraid she's found a lead on Hakon. Which means... Do you know what really made the Nightrunners special, Aiden? It wasn't the inhibitors. For the Nightrunners, it was... That's why Luan couldn't become a Nightrunner. Not because she was too young. Don't laugh. We had a focus on mental and physical strength. That's why Hakon's betrayal hurt us so much. I'll go meet with Hakon, Frank. You try and find out what... Will do, Aiden. I'm going back to the Fisher. Andiamo da Hakon, sicuramente. Che se erano... Però il gioco, vedete, vi mette anche a disposizione. La maggior parte dei giochi fanno questa cosa qua. Vi mettono a disposizione un po' di roba. Per i combattimenti. Il problema più grosso, più che altro, è che i trofei non comuni lo dobbiamo fare di notte, ragazzi. È l'unico modo. Dobbiamo chiamare gli zombie e dobbiamo uccidere un miliardo. Vediamo dove sta Hakon. Sta là fuori. E c'è anche un mulino a vento. E invece che roba è? Qui c'è una missione. Ok, la vedo nera. Andiamo avanti, dai. Qui passiamo di qua. Questo ci dà una spinta e poi andiamo ancora più veloce. Ah, queste antenne qua invece le abbiamo già. Di sicuro questo coso qua sotto del GR non l'abbiamo fatto. Vediamo se riusciamo ad arrivare là. Ehi, ci siamo riusciti. Ma qua è dove avevamo fatto la missione, vedi? Solo che naturalmente non ci muoviamo più perché è troppo difficile. Forse possiamo utilizzare la corda per arrivare su quell'altra antenna. La facciamo scendere, così non dobbiamo fare più questo servizio. Scusa, ma è questa l'antenna che dobbiamo... Così, perfetto. Ci vuole il rampino. Altro rampino. Un altro rampino. Ok, questo è pure un rifugio tra le altre cose. E adesso lo prendiamo. Ok. Però non ce lo fa sbloccare per qualche motivo.
Forse perché sta sopra l'antenna. Dobbiamo salire di quell'antenna là. E qua non ce la facciamo, saliamo, partiamo da qua sopra. Ma che cretino che sono stato. Non ho fatto abbassare la scaletta. No, dobbiamo ripartire di là. Ah, ma io non ho fatto abbassare la scaletta perché non ci siamo mai saliti là sopra. Ok. Perfetto. Penso che poi di qua. Dobbiamo salire qua sopra. Oh! Non credo che ce la facciamo a salire qua sopra. Sì. Ok. Abbassiamo la scaletta. Ah, la cosa strana è che noi dobbiamo salire esattamente qua sopra, quindi... Forse... ok. Forse si sale prima qua. Poi dobbiamo saltare là. Salire soprattutto. E adesso dobbiamo saltare là, probabilmente. Credo. Abbassiamo la scaletta. Poi bisogna salire là sopra, prendere la corda e salire qua. Mamma mia, si salti però, eh. Poi qua si sale qui. Ok. E poi come abbiamo detto? Come facciamo ad andare a prossimo? Ah, così. Ok. Così. Andiamo sopra. Così. No! Dobbiamo essere più veloci. Dobbiamo essere parecchio più veloci. Aspetta, però avevamo fatto cadere due scalette, no? Sì, perché avevamo questa scala qui.
in cui ci possiamo buttare qui. Ok. No. Per qui. Oh, Ma in realtà avevamo fatto scendere tre scale, mi sembra. Ok, qua si sale da questa parte. Eccola lì, là c'è la terza scala, sì sì. Ok. Quindi dobbiamo essere ultra veloci. Da quest'altra parte. Ok. No. Ragazzi, purtroppo ma scusami, ma lì non c'eravamo arrivati con lo scaletto. Forse lo scaletto sta dall'altra parte. Ok, dobbiamo riprovare. Vai. Poi ce ne sta ancora un altro che è questo qua, vai. No. Ragazzi, è tosto questo, perché ci manca il vigore, ci manca un poco di vigore in più. Per stare un po' più tranquilli. C'è poco tempo e sono tre pezzi più poi il salto su quello centrale bisogna fare. Ok. Uno. Qua non ci dovevamo fermare qua. Cani. Poi bisogna saltare qua. Poi bisogna saltare qua. Vai, 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 vai. Non ce la facciamo. Ci siamo fermati troppo tempo sul secondo. Al secondo salto. Da quest'altra parte dobbiamo andare tipo di qua. Ok, poi c'è questo, vai. Adesso c'è il centro, no? Sì. Ok, mamma mia.
scusami, ma adesso ci dovrebbe dare la loco. Aspetta, forse ancora ci metto un po' di tempo. Ci dovrebbe dare dove stanno gli inibitori. Ah, infatti ce ne sta uno qua fuori. Qua dentro ce ne stanno, però lo sapevamo. Qui dentro qua pure c'è un inibitore. Andiamo a vedere il fatto di Akane, dai. Oh, guarda là, quella è la chiesa. Chissà se ci arriviamo. Questo gioco è un vero peccato, perché la grafica è fatta proprio bene. Anche Elden Ring è un vero peccato, perché la grafica è fatta proprio bene. Ah, ma questa è la chiesa, pensavo che fosse quell'altra chiesa là. Aspetta, questo non è che sta qua sopra. Un secondo. Come ci andiamo là? Oh, questi sono rifornimenti militari che tra l'altro non ci servono più, però. Maschera da cecchino di livello 6, attenzione ragazzi. Ma questa tecnologia militare non credo che ci serva più. Quindi sicuramente è meglio, no? Pure questo avevamo preso di livello 6. Chissà perché c'avevamo questa di livello 5 e non avevamo messo questa. Il problema di questa cosa qui è che fa più danno con le armi a due mani. Vediamoci questa qua leggendaria di livello 5. I guanti? Questo l'abbiamo presa la roba. Questa qui non lo cambiamo, credo. I parabraccia? Nemmeno. Ok. Ma che dobbiamo scendere qua dentro? Scendiamo un secondo qua dentro, eh. Non era questa la cosa che dovevamo fare, però dobbiamo fare anche due medicinali. Creazione. Questo dovremmo aumentare il livello. Ma ci vogliono sempre i trofei infetti. Ce ne vogliono un miliardo di trofei infetti. Per... andiamo da qua. Dove ci arriviamo? Forse dobbiamo... andiamo giù, eh. E qua pure gli zombie sono di livello 6. Bisogna trovare l'entrata qua. E allora si sale da sopra. No. Forse no. Vediamo un attimo da qua.
anche se dovesse salire da sopra, come facciamo a entrare là dentro? Ah no, da qua si sale, vedi. Incontra con. Vai. Ma non è lui, è impossibile che lui l'abbia ucciso. Oppure si è trasformato. The church is empty. What are you talking about? Well, Hakon's not here, but it looks like the renegades were camped here. Their fire is still smoldering. Aiden? Ma ancora vivo. Why did you want to meet, Hakon? Why not? It's been a while. Looks like you've made some new friends. How is Lawan, by the way? Wait, don't you know where she is? No. But what I do know is that someone's been killing William's top officers, each with a single crossbow bolt. Sounds like Lawan's MO, doesn't it? Okay, Pilgrim. Time to get down to business. He's still on Waltz's leash, I see. Enough chit-chat, Aiden. Give me the key. What? The GRE key, Aiden. Give it to me. Ancora fai, con. Vediamo così. Pity. I don't care what you want. We were a team. Yeah. Things could have been different between us. But you fucked it up at the bazaar. You left me to die. Get that fucking key from him! Ok, quello... sarà un altro boss, cane, naturalmente. Questo di livello 4? Ma non c'avete proprio nessuna chance. Mi è venuto pure uno nuovo. Ne sanno ancora. Oh, guarda, c'è anche quello. Sono gli arcieri. Ma c'erano anche diversi arcieri. Ce ne sta ancora un altro. Quel tizio là sotto, ci sarà un arciere sicuramente anche qua dietro, no? Per una questione di simmetria. Però quello lo prendiamo da dietro. Dove sta? Non è stata una buona idea prenderlo da dietro. C'è un'arma di livello 6, però è blu. Parla con Akon. You've made quite a name for yourself in this shithole. Mm-hmm.
Andiamo a quando è scorte curatine. Aspetta, abbiamo pure qua. Magari si sbagga a con. Is that what you wanted? Are you really ready to kill me for that key, Hakon? Well, so many people have died already. You can't stop the wheel from turning now. But well, you had a chance to kill me, to take it from me at the bazaar. What changed? Well, what do you think, kid? You promised to get me out of the city. We had a deal, but then you ratted me out. And you think Waltz will just let you go, just like that? You know what he did to Dylan. To all the others. Yeah, but they all stood in his way. Dylan betrayed him. Lucas wouldn't give up the key. So? So you murdered him! The key is my pass out of the city. Real fucking shame I have to kill you. Ma come ci devo uccidere? Ma no, dai, no. E pure di livello 4, ma non è proprio speranza contro di noi. Ora la guardo. Che è successo? Fuck, I didn't realize how tough you got. Un'altra volta la trasformazione. No, forse è successo qualche. E abbiamo fatto troppo danno. Probabilmente qualcuno o ci ha colpito da dietro. Non penso che ci siamo trasformati, perché ci siamo trasformati. You can't get away. Maybe. But you don't want to see me. I ain't as pretty as before. Oh, forse Con si è trasformato. You're not gonna find me in time. Cerca Con nella chiesa. Da là, no? No, questo è un altro arciere. Sarà quello? Non credo. Proviamo ad andare a vedere se là sopra riusciamo ad andare. La torcia ce l'ho, sì. Ci dà manco Q per l'istinto di sopravvivenza. Ma l'unica cosa che penso è che dobbiamo andare su questi. Vediamo se è là sopra. Killian, Frank, Luan. Why did you betray her? Frank told you about the TV station. Told you I chickened out, right? Well, he's wrong about that. It was a suicide mission. And Luan, why did you leave her? What? How do you know about that? Just answer the question. I made a deal with the devil. And she had her own hell to deal with. What are you talking about? I left to protect her.
If I'd stayed, Walt would have had her killed. So why did you work with him? Why did you betray Frank? I didn't! I didn't betray Frank. I was trying to fix things. After the TV station, I was planning to spy on Waltz. But he got suspicious. Threatened to kill Lawan. Mm-hmm. And now it's too late. Tardi per te, Akon. Effettivamente devi morire, mo. Provate definitivamente, però. I'm sorry, Akon. I didn't want this. Una maschera viola. It's Aiden. Akon's dead. Is that related to the database? Yes. And I think I know the person he's after. I'll try to use the radio to reach her first. Mm-hmm. Dobbiamo tornare al fisheye. Ragazzi, io credo che... Manico della chitarra, mazza lunga non comune. Adesso... Aspetta, usciamo dalla chiesa, però. Succede qualche cosa. Taking that key, Aiden. Stop, Akon. You're in no condition to fight. We'll soon find out, won't we? Akon, talk to me. This doesn't make sense. Do the Night Runners mean nothing to you? Don't you want to make things right, Akon? Oh, questo non vuole morire proprio. Nothing to make right anymore. The Night Runners are long gone. No matter what Frank says, he ain't gonna raise the dead. Although it's a nice dream. What's really going on here? Frank told me how you broke with the Night Runners. Every day since, I've wondered. Would things have ended differently if I'd been there? Would my friends be alive? I know I can't bring anyone back. But I did make a vow. I'd prove myself to Frank. And Lawan. Se ti avvicini, non lo scelto. Come closer, and I'll have no choice, Akon. End of the line. Ma ancora, ma dai, ma è ridicolo. Ma quante volte lo dobbiamo uccidere a questo? Watch out! Uh-huh. Ok, finito. You killed him? Mm-hmm. It's what you wanted. After all this time hunting him, he's finally dead. Thought I'd be looking him straight in the eye before I put a bolt through it. But now... he's just another body on the ground and a name checked off my list. Are you okay, Lawan? I... can't even begin to know how to feel about this. He seems so... vulnerable now. And Mort, can I help you with anything, or...? No, it's okay. I've just... waited so long for this to end, now... I need to be alone for a while. Vai, rapporto Frank. Ok, mo riusciamo a uscire dalla chiesa. Oh.
succede un'altra cosa? No, non credo. Frank? Where you been, kid? Waiting for you at the fisheye. Get over here. What about Hakon? There was no saving him, Frank. I see. Come to the canteen, Aiden. We'll talk. I've got some news for you. Ok, dobbiamo andare. Vediamo solamente se c'è qualche cosa da fare ancora qui. Dobbiamo andare su questo mulino. Quindi facciamo una cosa, ragazzi. Parcheggiamo. Dobbiamo parcheggiare in un posto sicuro, però. Tipo sopra quel palazzo. Quindi ci dobbiamo arrivare abbastanza semplicemente. Si è ingastrato. Ok. Uccidiamo pure questi tre un attimo. Stanno qua, no? Cercando di non morire, naturalmente. Questo è pure quello che sa da questo, ma manco ci aiuta. Aspetta, ma qua possiamo parcheggiare tranquillamente. Sì, ragazzi, così la prossima volta prendiamo questa quest e poi andiamo a fare il mulino. Io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani. Ciao!